Si chiama Annette Lawrence, è una donna che purtroppo ha una patologia chiamata sindrome dell'ovaio policistico. Per molti anni è stata insultata e continua ad esserlo per colpa della sua barba, che purtroppo ha nel suo volto, e ha deciso quindi di non radersi più proprio per andare a, diciamo così, rendere noto quello che è il suo attuale, il suo presente, il suo contemporaneo, per colpa di questa patologia che le causa una crescita di peluria nel volto, una condizione piuttosto atipica di una patologia altrettanto sconosciuta, no? Perché comunque poche persone ne soffrono, ma in questo modo vuole far capire quello che è la situazione attualmente parlando. È stata vittima di body shaming, tante persone l'hanno letteralmente bullizzata, insultata, criticata, aspramente presa in giro, e la donna ovviamente ha avuto difficoltà di tipo diverso. Oggi, ad oggi, la donna in questione ha dovuto per forza di cose intraprendere una campagna di lotta contro tutti questi bulli che proprio in Inghilterra, dove lei vive, hanno criticato lei stessa, precisamente nel Buckinghamshire. Insomma, una vicenda questa che ha delle incredibili, che ci fa capire come a volte essere vittime di una situazione di salute possa diventare strumento ideale per i cosiddetti hater, o meglio per i cosiddetti bulli del cavolo. Beh, dal narratore italiano Leandro è tutto, iscrivetevi nei commentari, ciao a tutti.